Il mare l'abbiamo avuto anche noi a Milano. Tutto cosparso del suo bel ondeggio che c'è dentro, tutto. Esso andava. Esso. Da Porta Lodovica fino in via Farini. Via Farini. Via Torino, tutto uno scoglio. E c'è ancora il pesce adesso in via Spadari. A me mi piace il mare, a me mi piace molto, effettivamente. In occasione e a Milano il mare c'è, a Milano, Marì. Ho comprato dei regali. E ci sono anche tanti milanesi. Sono sempre in giro in spiaggia, qui le spese vanno su. Buongiorno, da dove arriva signora? Milano, da Milano. Posso chiedere da dove arriva? Da Milano. Veniamo da Milano. Posso chiedere da dove arriva? Certo, Milano Centro. E tutti questi milanesi li ha portati lei? Sono Marina, sono una volontaria, socia e volontaria del Touring Club. Questo gruppo è stato portato a Cervia per la giornata della Penisola del Tesoro e una delle tante iniziative del Touring Club sul territorio. Tappa della Penisola del Tesoro, che cosa ci avete preparato? La giornata si articolerà, come è consuetudine delle Penisole del Tesoro, con una serie di visite, in particolare qui a Cervia non si può non cominciare dai magazzini del sale. Cervia è famosa per le saline, oltre che per il suo mare naturalmente, come stazione balneare, per le antichissime saline, che sono sia importanti per la produzione del sale, ma sono diventati anche uno dei siti umidi naturalistici più importanti d'Europa. Cervia si è sviluppata attorno al sale, quindi anche il suo centro storico risente appunto di questi insediamenti dei salinari, come venivano chiamati, attorno a cui è nato il paese. Cervia pronta ad accogliere una tappa della Penisola del Tesoro. Sì, per noi è importantissimo essere una tappa di questo importante circuito. La nostra città è sicuramente sempre aperta ai visitatori, ma soprattutto alla volontà di farsi conoscere oltre all'aspetto per la quale è maggiormente conosciuta, cioè la spiaggia, cioè il mare, cioè l'offerta balneare. Noi abbiamo un'opportunità importante, che è quella di valorizzare la nostra identità, la nostra unicità, ma soprattutto anche la storia e i paesaggi che sono all'interno della nostra località. Questa è stata una grossa opportunità per la città di Cervia, in quanto abbiamo avuto appunto il modo di proporre innanzitutto una visita guidata al centro storico, che è legato al sale, e poi una opportunità per gli ospiti del touring di visitare, diciamo, tutta una serie di percorsi all'interno del centro storico, in quanto Cervia è stata una città fondata e dove si possono vedere, come anche nel luogo dove siamo adesso, una serie di edifici proprio legati alla storia della città.
poi Cervia è anche Milano Marittima. Milano Marittima è una frazione di Cervia ed è la località dove un gruppo di milanesi 100 anni fa pensò dalla zona paludosa di costruire una delle località più snob dell'intero Adriatico e forse di tutto il sistema balneare italiano. La denominazione, tra l'altro, Milano Marittima deriva dal fatto che venne stipulata una convenzione tra il comune di Cervia ed una società milanese denominata appunto Milano Marittima, e in cambio di una concessione di terreni, concessione pluriennale, ecco, la società si assumeva anche l'obbligo di costruire dei villini sulla base anche di determinate tipologie edilizie. Uno dei fautori di questo sviluppo fu un grande artista milanese, Giuseppe Palanti, che visse tra il 1881 e il 1946. Bene, questa grande figura di artista vide in questa località tra mare e pineta proprio le potenzialità giuste per lo sviluppo di questa nascente località turistica. Il progetto prevedeva una serie di villette al mare destinate all'alta borghesia milanese. Nell'arco del tempo sono state create una serie di villette con un exploit negli anni 20-30 e quasi tutte mantengono le caratteristiche originali. Abbiamo visto in questa passeggiata che nel tempo Milano Marittima ha avuto diverse trasformazioni. Le abbiamo viste da un villette tipicamente liberty come quelle della Villa Palanti, alcune invece degli anni 20-30 molto più semplici da vendere a dei prezzi inferiori. Quelle di Palanti andavano da 10.000 lire ai 18.000 lire dell'epoca, erano splendide villette su due piani, non dovevano essere più alte della pineta, dei pini, dovevano permettere dunque la visuale del mare molto tranquillamente, avevano dei parchi enormi. Pineta plurisecolare, che è sempre stata una risorsa per questo territorio e lo è ancora. Sì, la pineta è una componente fondamentale della storia, dell'economia, della cultura anche di Cervia, di Milano Marittima, quindi della realtà territoriale locale. Quindi la pineta, che oggi ha un'estensione di circa 260 ettari, che comprende anche il parco naturale nella nostra realtà, è stata anche una risorsa fondamentale per lo sviluppo del turismo. A tutti gli amanti della natura, andremo in passeggiata e quindi vedrò di illustrarvi le piante resinose, che sono il pino marittimo dalla chioma piramidale, il domestico dalla chioma d'ombrello e quindi le varie latifoglie, che sono tante, dal leccio, che è una specie quercina che non perde mai le foglie. E questo è un bel periodo perché tanti di loro sono i fiori. Da 1 a 10 quanto ama questa pineta? 11. Ho passato la vita.
agriturismo nella campagna, cucina di territorio. Cucina di territorio, tipicamente romagnola, perché qui siamo, diciamo, al centro della Romagna, a due passi dalla collina e a due passi dal mare. Gli ospiti del Touring Club si siederanno e assaporeranno quello che noi siamo in grado di dargli, i piatti tipici, iniziando con gli antipasti. Poi si passa ai primi. I primi sono composti da tagliatella, classica tagliatella al ragù della Romagna, e il cappelletto, un cappelletto con il ripieno di formaggi condito a sua volta con il formaggio di fossa, tipico della zona, formaggio tipico, diciamo, proprio maturato nelle fosse di Sogliano, di Savignano sul Bicone, qua vicino. Si passa alla carne, dove ci sarà una grigliata, la grigliata di maiale, costo salsiccia, pancetta e braciola, e anche del castrato. Il castrato, e ne vado fiero nel dirlo, è proveniente dalla mia stalla. Quindi ci sarà della crostata, ci sarà della ciambella, ci sarà un semifreddo, non mi ricordo neanche quello che stia preparando, perché li sta preparando in questo momento. A tutti gli amici di Videostar e del Touring Club gli dico arrivederci e ci vediamo, spero, presto.